Qui abbiamo il nuovo Nitro 5 Spin, il nuovo notebook per il casual gamer. Praticamente è un convertibile, come potete vedere, che però garantisce anche delle ottime performance. Già che siamo in questa configurazione, vi faccio notare che è disponibile, diciamo, gli speaker sono anche in questo setup, riescono a mandare l'audio verso l'utente, cosa che invece di solito viene sparata in basso verso il tavolo. C'è anche un subwoofer, abbiamo uno schermo Full HD IPS, abbiamo anche Intel ottava generazione, sia i5 che i7 disponibile, insieme a una GTX 1050, quindi un comparto diciamo tecnico che può soddisfare le varie esigenze del gamer. Colore nero e con dei profili rossi, ancora per sottolineare questo carattere un po' aggressivo. Lo chassis è in metallo, abbiamo la tastiera con backlit e evidenziate i tasti WASD per, appunto, per il gaming. Trackpad con fingerprint per avere vantaggio delle nuove funzioni di Windows e Low. Passando poi al comparto di input e output, abbiamo un HDMI 2.0, una USB Type-C che dà sia possibilità di ricarica che di trasferimento dati e video, due USB 3.0 anche con ricarica, mentre dall'altro lato i classici tasti per il volume quando viene utilizzato in modalità tablet, input e output audio, SD card, una USB 2.0. E questo è praticamente le feature più importanti che abbiamo sul nuovo Nitro 5 Spin, che sarà disponibile nel mercato a partire da ottobre 2017.